Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono qui di nuovo nel quartier generale di World War 2 per farvi vedere un altro bug che ho trovato all'interno del titolo di Sledgehammer. Sembra che le Sledgehammer ci stia lasciando dei puzzle e ovviamente questo bug si trova nella serie di punti. Dobbiamo entrare nella serie di punti, quindi nella prova, cliccare quadrato ovviamente, partecipare e avviare il caricamento. Come si avvia il caricamento? Usciamo fuori con del PlayStation, andiamo su le impostazioni, andiamo su rete e disattiviamo internet. Ritorniamo nel menu di Black Ops, di World War 2. Ovviamente aspettiamo che il caricamento avvenga e ci darà errore. In questo caso lo vedete ora. Ecco qui. Questo errore che ovviamente ci farà riavviare il gioco. Cosa facciamo? Ritorniamo indietro, ritorniamo su impostazioni, su rete e ricolleghiamo l'internet a World War 2. E niente, ripartiamo, clicchiamo avvia, lasciamo avvio tagliato direttamente da parte, andiamo su partita personalizzata e troverete nelle mappe campo d'addestramento. Partecipiamo subito e vi faccio vedere che mappa abbiamo sbloccato, che ovviamente è molto carina secondo me per fare l'1v1. Adesso scelgo un'arma qualsiasi, faccio vedere più o meno i contorni della mappa, è molto semplice, sempliciotta come mappa, divertente. Se volete fare l'1v1 in cecchino per farvi capire, è una piccola porzione di mappa esterna al campo d'addestramento che non so perché non sia stata resa nota, ad esempio per fare, come vi ho detto, 1v1. E niente, quindi abbiamo scoperto questa mappa, vedete che ci troviamo all'interno di questa sorta di cosa, non so neanche come spiegarlo, di asfalto, neanche, terriccio, con delle rocce in mezzo. Vedete che ci sono anche problemi lì, che vi faccio rivedere, problemi di costruzione della lobby, della mappa. Niente ragazzi, non possiamo ovviamente entrare nel quartier generale armati, quindi vedete che un po' è bloccato, siamo bloccati da dei confini digitali, non ci dà la possibilità di esplorare ulteriormente. Però ragazzi, questa è la mappa, spero che ovviamente questo video vi sia tornato utile. Se volete giocarlo, se ovviamente così avete una mappa in più in partite personalizzate, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E io cercherò sempre, come vi ho detto, dei bug. Bella raga!